Salve a tutti e benvenuti alla soluzione del giorno 3 di Hello Neighbor 2. Partiamo dalla nostra casa e andiamo al viale con tutti gli stop. Dobbiamo raggiungere la casa del cacciatore, questa qui. E dovremo trovare diversi pezzi di una mappa. Ora, ci sono vari piani. Dovremo interagire ovviamente con diverse cose in tutti quanti, quindi preparatevi di nuovo ad un tocca e fuggi. Eccolo qui. Allora, prima di tutto, con la spranga dobbiamo liberare diversi passaggi che ci potranno tornare utili anche come scorciatoie. Quindi meglio farlo quando siamo liberi. Spranga. E andiamo a togliere questa. Questa. Poi di sopra c'è anche un passaggio per andare di sotto. Stiamo attenti al cacciatore, ovviamente, eccolo qui. Un trucco che possiamo usare è farci inseguire ad un piano per poi uscire e rientrare dall'altro. Quindi per attirarlo di sotto in questo caso, per poi andare di sopra. Devo andare in cima. Ok, forbici. Ritagliamo il guanciale e abbiamo una chiave. Andiamo a liberare con la spranga anche questo passaggio. Ok. Anche qui potremmo attirarlo e poi usare il buco per andare di sotto. Quello ci servirà dopo. Ok, dobbiamo adesso usare la chiave in quel baule che abbiamo visto. Andiamo di sotto, sono anche inseguito. Perfetto, chiave. Apriamo ed ecco il primo pezzo di mappa. Ora ne prendiamo già un altro perché siamo vicini all'orso. Ok, non sono più inseguito. Rientro. Bene, quindi prendiamo questa leva dall'orso e la andiamo a collocare di sopra. Ok, mi sta inseguendo. Rientriamo di sopra. Ok, qui dobbiamo aprire questa stanza e qua troviamo un orso. Leva, abbassiamo e abbiamo anche il secondo pezzo di mappa. Andiamolo subito a collocare. Intanto apro qui, ora che non mi insegue, sempre come scorciatoia. Perfetto, andiamo al piano superiore, in cima. Selezioniamo i due pezzi di mappa e mettiamo l'8 in alto a sinistra, qui, cioè in basso a sinistra, scusate. E poi l'1 lo piazziamo in alto a destra. Perfetto, ci siamo. Dobbiamo adesso andare a prendere gli altri due pezzi di mappa, quindi proseguiamo. Ora dobbiamo dare la caccia alle lettere, che ci serviranno per un altro pezzo di mappa, quindi partiamo. Saliamo qui dove abbiamo messo la leva e prendiamo la lettera B. La andiamo subito a collocare sul frigorifero che è qui davanti a noi e vediamo che ne servono altre due, F e C. Ora usciamo fuori e arrampichiamoci in cima alla casa, così. Benissimo, su, ancora, e ci presa. Andiamo di sotto, pala, e ci manca l'ultima lettera che troviamo nel bagno, proprio sul coprivater. Quindi andiamo qui, apriamo, presa, e le andiamo entrambe a collocare sul frigo. E una volta aperto, avremo delle corna. Sono inseguito, ok, ora sì. Dobbiamo andare a collocarle all'ultimo piano, quindi su. E le andiamo a posizionare esattamente qui. Si aprirà un cassetto accanto a noi e qui troveremo il penultimo pezzo di mappa, il 4, che andiamo a collocare qui.
Adesso bisogna premere tutti e quattro i trofei del cinghiale. Non credo che ci sia un ordine ben preciso, ma dobbiamo essere veloci perché il cacciatore le va a risistemare. Quindi anche se io parto da questo, in realtà vi dico come ho fatto io. Sono andato quassù, quindi dove c'era l'orso con la leva, e vi consiglio di partire da questo, che è il più lontano di tutti, e poi fare una progressione. Quindi cominciamo con questo. Vai, subito, veloce. Non so se c'è un tempo, comunque facciamo rapidi. Andiamo giù. Vediamo che il cacciatore ha già risistemato questo, infatti. Quindi parto dal basso. Ne troviamo uno accanto alla lampada. Fatto. Il cacciatore è qui. Portiamolo fuori. E mi fa comodo che sia adesso qua giù, perché adesso li faccio tutti in successione. Ce n'è uno per piano in sostanza, cioè due per piano. Questo qui. E infine questo qua su, in cima. E ce l'abbiamo fatta. Ecco fatto, quindi sono quattro, ricordatevi la posizione. Andiamo al forno a microonde e finalmente abbiamo l'ultimo pezzo della mappa. Andiamola a sistemare. Io però qui ho invertito il 6 con il 4, quindi riprendiamo il 4 e rimettiamolo qui. Invertiamo il 6 e il 4, il resto va bene, perfetto. Guardate la X che segna il punto, dobbiamo raggiungere questo. Questo spot, quindi andiamo giù. E cerchiamo il punto, c'è una panchina, eccolo qua. C'è la panchina di legno e a sinistra troviamo un mucchio di terra. Andiamo a scavare. E troveremo una cassaforte. Bene, allora il codice della cassaforte, ve lo dico, è 8. 0. Sono lenti questi numeri. 1. 6. 4. E finalmente abbiamo un'altra chiave e abbiamo concluso con la casa del cacciatore. Torniamo al museo, nel frattempo vediamo che si è fatta notte e abbiamo concluso anche il giorno 3. Ci vediamo per la notte 3.